Riprendiamo adesso il discorso sui criteri di rottura facendo un ultimo criterio. Vi ricordo quello che avevamo visto la volta scorsa, che c'era da dire la massima tensione normale, la massima tensione tangenziale di Tresca, l'energia di distorsione, il criterio di Mises. Vediamo oggi il criterio di Mohr Coulomb, che discende in realtà dal criterio di Mohr ed è una forma semplificata del criterio di Mohr. Allora, il criterio di Mohr, da cui poi deriva quello di Mohr Coulomb, è costruito in questo modo. Io faccio una serie di prove sperimentali sul mio materiale e vado a determinare quelle che sono il cerchio di Mohr alla trazione, il cerchio di Mohr alla torsione, il cerchio di Mohr alla compressione, cioè i limiti di rottura, snervamento o rottura del materiale a trazione, compressione e torsione. Riporto questi tre cerchi sul diagramma di Mohr e traccio l'inviluppo di questi tre cerchi, quindi la curva tangente ai tre cerchi. Poi traccio un ulteriore cerchio di Mohr, che è quello del mio stato di sollecitazione generico. Se questo cerchio resta all'interno di questo inviluppo, significa che sto in sicurezza e non rompo. Se esco fuori, rompo. Noi vedremo un criterio di Mohr-Coulomb che e parte da queste considerazioni ma è semplificato, cioè in sostanza invece di considerare l'inviluppo di queste curve considererà soltanto due rette tangenti ai limiti di trazione e compressione del materiale. Vediamo innanzitutto, andiamo a considerare quelli che sono i cerchi di Mohr per la trazione e la compressione. Ho un materiale, faccio una prova di trazione, faccio una prova di compressione. Qui ho riportato il limite di trazione e il limite di compressione, che potrebbero essere uno snervamento, se il materiale snerva ovviamente, oppure se un materiale fragile la rottura. Vedete che qui già considero il fatto che trazione, il comportamento a trazione e compressione dei materiali, è diverso, cioè i limiti sono diversi, il limite di compressione è più alto. Quindi se io vado a considerare questi due cerchi e voglio utilizzare un criterio di Mohr-Coulomb modificato, un criterio di Mohr-Coulomb, quello che vado a fare non è altro che tracciare le due tangenti a questi cerchi che si uniscono in un punto qui giù. Come faccio poi a scrivere alcuni parametri? Vediamo come mai viene fuori quell'equazione lì. Se io vado a considerare questo triangolo e questo triangolo, sono due triangoli simili. Quello che a me interessa è conoscere questo angolo, φ. Perché queste due rette rappresenteranno i limiti di rottura del mio stato di sollecitazione. Cioè un qualunque cerchio disegnato qui, se supera questi due limiti mi darà rottura, se non supera quelle due rette verdi che vedete non avrò rottura. Devo però capire come esprimerlo con delle equazioni. La prima cosa da fare è trovare questo angolo φ. Quindi quello che io voglio trovare è proprio questo angolo φ. E vado a considerare questo triangolo che sono simili. Di questo triangolo io conosco AB, perché questa distanza più questa distanza, cioè sigma LT più sigma LC, mezzi, che sono i due raggi. Quindi quello che io posso fare, questo φ e questo φ sono uguali, giusto? Questo cateto, diviso quest'altro cateto, mi darà la tangente di quest'angolo, che poi altro non è se non la tangente di quest'angolo, che è quello che io voglio determinare. Qui trovate l'espressione, in realtà, scusatemi, questo è uguale alla tangente, questo cateto è uguale alla tangente di questo, alla tangente per questo.
Quindi vorrà dire la tangente è uguale a questo diviso questo, scusate. La tangente dell'angolo opposto. Quindi è AD diviso AB. Non come ho detto io. Da semplici considerazioni geometriche, l'espressione che viene fuori è quella che avete riportato qui. Qui non ho utilizzato quella, il teorema della tangente, ma quello dei segni in realtà. Perché, scusatemi, non è il cateto che sto considerando. Resettate un attimo, ho detto una stupidaggine, la ripetiamo meglio. Questa è l'ipotenusa e questo è il cateto. Il cateto è uguale all'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto. Per cui il seno è uguale al cateto diviso l'ipotenusa. Avevo anticipato una cosa che poi vedremo dopo. Quindi, scrivendo questa relazione, posso dire che quel seno di quell'angolo è dato dal rapporto di questo cateto sull'ipotenusa, che sono misure che io conosco. Di conseguenza, utilizzo qui, forse si capisce meglio, se io pongo il rapporto tra sigma limite di compressione e sigma limite di trazione pari a k, questa relazione che abbiamo scritto prima, che è soltanto di tipo geometrico al momento, la posso scrivere come k-1 su k più 1. A questo punto, una volta trovato questo angolo, sempre per i teoremi dei triangoli rettangoli che conoscete, conosco l'angolo φ, posso andare a determinare il cateto OC, perché a me interessa conoscere anche il punto di intersezione delle due rette, non solo l'angolo. Conosco il punto da cui parto, conosco l'angolo, posso tracciare le due rette generiche. Chiaro? Quindi in realtà il segmento C mi serve per individuare il punto C. Il segmento C lo posso scrivere come somma di questo più questo. Perché se ci fate caso, questo triangolo rettangolo qui, questo triangolo rettangolo qui, che potete disegnare tracciando il raggio perpendicolare a questa, di cui conoscete quel raggio per esempio, sempre diciamo per considerazioni geometriche, potete andare a scrivere questa espressione. Di queste cose a me ne interessano poco i passaggi, mi interessa poi la parte finale del significato, anche perché queste sono tutte cose su triangoli rettangoli che dovreste sapere benissimo. Dicevo, io sono in grado, sempre in funzione del rapporto sigma limite di compressione, sigma limite di trazione, che vi ricordo è indicato con la K minuscola, di trovare qual è la posizione di C, cioè la lunghezza del segmento OC e quindi la posizione di C sul diagramma sigma tau. Cosa dice questo criterio? Questo criterio dice che se io disegno un qualunque stato di sforzo, che come abbiamo visto è rappresentato da tre cerchi di colori, il più grande dei tre cerchi mi determina la rottura o meno del componente. Vedete, questo è uno stato di sollecitazione generico, l'ho rappresentato con tre cerchi di colori. Considero quello che è la tau massima. Se questo cerchio sta al di sotto delle due rette non ho rottura, se questo cerchio sta al di sopra ho rottura. La distanza di questo cerchio da quella retta è il coefficiente di sicurezza che io ho, cioè è quanto manca alla rottura, quindi il grado di sicurezza che io ho sul componente. Quindi io ho rottura quando quel cerchio diventa tangente a quelle due curve. Come si applica dal punto di vista pratico? Perché poi è quello che ci interessa.
salto tutte queste cose, vado a considerare questo. Questo qui è l'effetto di tutti quei passaggi che avete visto, che sono al solito sempre di tipo geometrico, nel senso che quello che io devo determinare è la condizione di tangenza del cerchio sulla curva. Ma sapete scrivere la condizione di tangenza di un cerchio ad una curva? Immagino di sì, perché l'avete fatta ad analisi. Soltanto che qui non avete coordinate x, y, avete coordinate sigma tau, ma il procedimento è identico. Quello che mi interessa che voi sappiate, però, che è la cosa fondamentale, è che il criterio può essere espresso in questo modo. Non è simile a un criterio che avete già visto? È praticamente simile a quello di Tresca. Qual è la differenza? Che qui i due cerchi, torniamo un attimo indietro, qui i due cerchi, trazione e compressione, sono diversi, perché diverso è il comportamento del materiale. Se i due cerchi fossero uguali, le tangenti sarebbero orizzontali. E quindi, guarda caso, proprio il criterio di Tresca. E compressione e trazione uguali che significa? Quanto vale quel K? Quel K vale 1. Quindi qui, se ci metto K uguale 1, ritrovo proprio il criterio di Tresca. Per cui questo criterio di Moore-Coulomb, che è un criterio di Moore semplificato, mi dice che la mia sigma equivalente può essere espressa come sigma con 1 meno sigma con 3 diviso K, dove K è il rapporto tra il limite di compressione e il limite di trazione del materiale. Quando questo sigma equivalente diventa maggiore del mio sigma limite, il componente rompe. Chiaro? Qui sono riportati alcuni casi particolari. La torsione pura, vediamolo con Tresca, se trazione e compressione sono uguali, nella torsione pura sappiamo che la sigma è uguale a tau di xy. Quindi quella è la sigma equivalente che vado a considerare. Se questo non è, avrò qui un numero che generalmente sarà maggiore di 1. Qui è il caso invece di torsione più trazione. Provate a mettere K uguale 1 qui dentro. Il primo termine sparisce. Il secondo termine resta questo. Qual è la differenza rispetto per esempio a von Mises? Ma coefficiente antilaterale. Qui vi trovate un 4. Quindi vuol dire che questo criterio è simile a quelli che abbiamo visto, ma ha dei criteri di validità diversi. Ci ritorneremo con un esempio, con un esercizio, in cui faremo un'applicazione di tutti i criteri per capirne poi le differenze. Per il momento quello che vi chiedo è di ricordare, per quanto riguarda questi criteri, questa espressione qui, che è quella che si userà praticamente nei compiti. Un'altra questione che era rimasta in sospeso dalla lezione precedente era il criterio di scelta di queste teorie. Quale utilizzare nei vari casi che si possono presentare? Io qui ho riportato anche queste due che noi non abbiamo fatto. È soltanto per farvi capire meglio quali sono i limiti di applicabilità di certi criteri. Se voi considerate il rapporto tra la sigma limite e la tau limite,
dal punto di vista sperimentale si è visto che per i materiali fragili questo rapporto va tra 1 e 1,25 circa, per i materiali duttili tra 1,75 e 1,80. Allora, se io applico questo dato sperimentale che ho disponibile, posso scegliere il criterio, uno dei modi di scelta del criterio di rottura è porre in relazione questo rapporto che viene fuori dall'applicazione del criterio, dalla scrittura dell'equazione del criterio, con il dato sperimentale. Prendiamone due, von Mises, che applicate sempre, e massima tensione normale, Rankine. Questo vi dice che il rapporto tra tau limite e sigma limite è 1, materiali fragili. Questo vi dice che il rapporto è 1,73 materiali limite. Allora è chiaro che per i componenti meccanici che noi vedremo, che sono generalmente realizzati in acciaio o alluminio, è preferibile utilizzare il criterio di von Mises o di Tresca. Nei casi in cui poi è noto che comportamento, attrazione e compressione del materiale è diverso, invece di Tresca è preferibile utilizzare il criterio di Moore-Coulomb, che ha un ampio range di applicabilità e va bene sia per i materiali fragili che per quelli duttili. Sullo Shigley trovate un altro modo di vedere queste cose, che poi in realtà è lo stesso, che si basa sulla epsilon di failure, cioè sulla deformazione a rottura del materiale che state considerando. Se è un materiale fragile, cioè stiamo dal lato fragile, conviene utilizzare il criterio di Moore-Coulomb se voglio un criterio più conservativo. Questo noi non l'abbiamo visto al momento, se invece siamo dal punto di vista di materiale, abbiamo riscontrato un comportamento di tipo duttile, se lo snervamento a trazione è uguale a quella compressione, posso scegliere di utilizzare von Mises o Tresca, dove Tresca è più conservativo rispetto a von Mises, l'abbiamo detto l'altra volta. Se invece trazione e compressione sono diversi, posso tranquillamente utilizzare il Moore-Coulomb per il caso duttile. Dal punto di vista della differenza tra il criterio di Moore-Coulomb che avete visto e Tresca, quello che cambia è la considerazione del fatto che a compressione il mio limite è più grande. Ecco perché scrivo il criterio in quel modo. Perché tengo conto del fatto che il materiale a compressione si comporta diversamente. Tenete presente anche che la scelta di questi criteri non dipende solo da quegli esempi che abbiamo visto prima. Ci sono per esempio normative che lo prescrivono. Se vi fate un giro anche basta guardare lo Shigley, ma un giro su internet per verificare, vedrete che una serie di differenti normative vi richiedono differenti criteri di rottura. Vediamo la prima. L'ASME, che è l'American Society of Mechanical Engineers, richiede per la progettazione dei serbatoi in pressione l'utilizzo di Tresca.
l'Istituto Americano delle Costruzioni in Acciaio richiede Rankin o il Butling, l'analisi di Butling. Lo vedremo quando faremo l'asta di volete la pressione. Cioè, dovreste aver già visto scienza, la rifaremo. Per cui ripeto, la scelta spesso di questo criterio dipende anche dal tipo di normativa o di componente che state realizzando. Solitamente nella progettazione dei componenti meccanici quello più frequentemente usato è il Mises, perché viene ricordato facilmente, perché consente una facile scrittura del caso bidimensionale anche in coordinate x, y, z senza passare per le coordinate principali, per cui con la semplice scrittura che noi abbiamo visto, cioè la legge quadrata di x al quadrato più tau di x, y al quadrato più 3 tau di x, y al quadrato, sono in grado di scrivere la mia sigma equivalente e di confrontarla con la tau limite. Adesso vediamo alcuni esempi. Vi faccio vedere adesso l'esempio di un compito d'esame in cui almeno la prima parte dovreste essere in grado di farla, non la parte sulla fatica che non abbiamo ancora fatta, ma almeno la parte riguardante criteri di rottura e effetti di variazione geometrica. Allora, abbiamo un albero su quest'albero è sostenuto da due cuscinetti, possiamo estremità. Su quest'albero sono calettate attraverso delle linguette delle pale. In realtà sono due ruote dentate. Ok. Mi ricordavo una cosa. Vabbè. Quindi sono due ruote dentate. Nelle condizioni di progetto l'albero deve lavorare a 30 giri al minuto con coefficiente di sicurezza n pari a 1,75. Scrivetevi i dati che poi faremo. Quindi quello che vogliamo calcolare è il momento motore massimo applicabile al pignone nelle condizioni iniziali di progetto. La parte successiva non siete ancora in grado di farvi, lo sarete a fine corso. Quindi voglio capire qual è il momento motore, quindi il momento torcente che posso applicare con il mio motore al sistema. L'acciaio che avete a disposizione ha un carico di rottura di 1180 MPa, un carico di snervamento di 940 MPa, questo è un dato che non vi serve al momento. I raggi di raccordo sono di 2 mm, anche questo dato non vi serve al momento, sono dati che servono per l'analisi della fatica. Le cave delle linguette, considerate un KT che vale 3,2, è volutamente esagerato. Quindi queste misure qui sono tutte in millimetri. Per le ruote dentate, al momento, visto che non abbiamo fatto altro, supponete che le forze che si scambiano sono di tipo normale all'albero, per cui schematizzate semplicemente il componente al momento, poi questo esercizio lo risolveremo meglio quando faremo la parte che vi manca. In questo modo i due cuscinetti sono i due appoggi.
Le ruote dentate mi danno due forze. Questa è una cosa che siete in grado di fare. Quindi avrò due reazioni vincolari. Chiamiamo A, B, C e D. Avrò due reazioni vincolari e due forze che provengono dalle ruote dentate, F1 ed F2. In realtà avete visto già la meccanica delle macchine che le ruote dentate quando vanno a contatto hanno un certo angolo di pressione di 20 gradi, quindi componenti di forze su quell'albero ne avrei due da considerare. Sto trascurando questo fatto, facciamo l'ipotesi che la trasmissione delle forze sia soltanto nella direzione perpendicolare all'asse della trave che ho considerato. Allora, la prima cosa da fare è andare ad individuare la sezione critica. Quello che io voglio cercare è il momento torcente T che posso applicare. Perché questo? Perché conosco tutti i dati, so che la tau nella sezione critica di XY viene fuori, sarà data da 16 momento torcente pi greco di al cubo. Se io riesco a stabilire quanto vale questa, questo lo conosco, sono in grado di calcolare T. Allora, la prima cosa che devo fare qual è? L'analisi delle sollecitazioni esterne. Su quel componente agiscono due forze, quindi devo andare a disegnare il diagramma dei momenti flettenti. Trascuriamo il taglio, amore. Se io guardo bene il disegno, possibili sezioni critiche quali sono? Qui dove c'è il KT della linguetta, o qui dove c'è l'intaglio per esempio, o qui dove c'è quest'altro intaglio. Ma se io vado a fare il diagramma dei momenti di questa figura, troverò un diagramma che è di tipo trapezoidale. Giusto? Adesso io non ho fatto i conti, vi prego poi di fare i conti voi, eh? Troverò un diagramma che potrebbe essere dovete verificare quanto valgono le forze F1 ed F2 e da cosa vengono fuori F1 ed F2. Vi sto chiedendo di ragionare un attimo, non stiamo facendo, poi i conti li facciamo con l'esercizio in mano con calma. Le forze che si scambiano le ruote dentate, voi qui avete i diametri delle ruote, perché vi ho messo i diametri delle ruote secondo voi? Il momento torcente che io vado a calcolare è funzione dei diametri delle ruote dentate, perché è dato da questa forza che mi fa ruotare la ruota per il braccio, cioè è dato da F1 per il diametro della ruota 1, che possiamo considerare 135, che deve essere uguale ad F2 per 145. Quindi già questo vi consente di determinare in che rapporto stanno F1 ed F2, nel senso una delle due è nota. Perché per esempio F2 è uguale ad F1 135 diviso 145. Quindi già conosco una delle due forze. Poi
Quale altro dato posso determinare dal disegno? Io alla fine voglio trovare questo, cioè il momento del motore, quello che mi dice che la potenza è uguale ad omega per il momento torcente. A me serve trovare questo. Ovviamente io devo trovare il momento torcente che è messo qui, non mi dà una tau che mi provochi la rottura del componente. Avete un'idea di come si procede per la risoluzione dell'esercizio? No. Allora, cerchiamo di capire come fare. Nell'ora successiva facciamo i conti. Alla lavagna. L'analisi delle sollecitazioni mi serve per stabilire qual è la sezione critica. Quindi lì dove ho il momento flettente massimo, sicuramente il momento torcente sarà compreso tra qui e qui, perché i cuscinetti si fanno girare tranquillamente l'albero, servono solo a sostenerlo, è solo il vincolo. Per cui diciamo la sezione critica potrebbe essere questa della cava, la devo verificare, o quella dove c'è l'intaglio. Il momento flettente anch'esso probabilmente avrà un picco in una delle due zone, per come ho fatto il disegno. Potrà essere questo o questo, lo devo verificare. Quindi la sezione critica è una delle due. Tra l'altro è perfettamente simmetrico il componente. Quindi sarà quello dove ha la forza applicata maggiore, probabilmente. Giusto? Vedete che le distanze sono simmetriche? 24, 26, 18. Pertanto è quella dove la F è maggiore. In quale delle due zone la F è maggiore? Dovendo essere il momento torcente costante, quale deve essere più grande, F1 o F2? F1. Quindi sicuramente questa qui sarà la mia sezione critica. L'unico dubbio che ho è se la cava della linguetta o l'intaglio. Perché questo? Questo è il diametro dell'albero che io devo considerare, che è 32. Abbiamo visto che i valori nominali devono essere moltiplicati per il KT per trovare quelli reali. Quindi devo verificare se il KT qui all'intaglio, con il raggio di curvatura dato, il rapporto tra i diametri di grande diviso di piccolo, è tale che la sigma e la tau qui siano maggiori della sigma e la tau qui. Nonostante il KT della linguetta che io ho scelto era elevato, perché ho scelto 3. 3 e 2. Il KT lì per momento flettente e torsione sarà più basso sicuramente. Quindi il dimensionamento di primo tentativo dell'albero, e questo vale per tutti i compiti d'esame che vedrete, va fatto sulla sezione critica. Quindi il primo passo che dovete fare e individuare in qualche modo la sezione critica. Ci riposiamo un attimo e poi...